Sicurezza, sburocratizzazione, semplificazione delle procedure, fisco meno aggressivo. Sono questi i punti cardine dell'impegno politico di Noi con l'Italia, la formazione politica presieduta da Raffaele Fitto, coordinata a livello nazionale da Maurizio Lupi, che si presenta alle elezioni del 4 marzo in coalizione con i partiti del centrodestra, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia. Se si condivide che queste battaglie valoriali, securitarie, economiche sono il nucleo attorno al quale costruire la propria azione politica e il proprio desiderio di rappresentanza politica per chi in questa tornata fa ancora l'elettore, non l'eletto, ma nel tempo poi i ruoli si invertono, allora non vi è dubbio che la coalizione da scegliere, pur con tutti i suoi difetti, è quella del centrodestra. Ieri sera Enrico Zanetti, viceministro dell'economia nel governo Renzi, nel corso di un incontro pubblico, ha illustrato uno dei punti cardine della proposta elettorale del centrodestra, la cosiddetta flat tax. In sostanza, modificare l'IRPEF facendone una tassa con aliquota unica al 23%. Allora, innanzitutto, cosa si intende per flat tax? C'è unità di intenti piena tra le forze di andare in questa direzione, ci sono ovviamente poi proposte diverse sul modo di arrivarci. In questo Noi con l'Italia e Forza Italia hanno elaborato una proposta comune che prevede sostanzialmente l'aliquota del 23% e una no tax area di 12.000 euro. Non è che si applica il 23% a tutti e quindi non c'è la progressività che prevede la nostra Costituzione. C'è proprio perché vi è un meccanismo di no tax area